collana di autori che il 1º maggio animeranno lo stand di SBS Comunicazione a Piazza Roma Santa Severa. Tra i tanti autori, ben 11 autori, compresa la sottoscritta, c'è Marco Paoli. Marco, buongiorno e ben trovato. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti. Allora, per Liberi TV dobbiamo raccontare il tuo libro, che come ho già detto e ti ripeto, secondo me è un'emozione che tutti si meritano. Quindi vi auguro di leggere Il Re della Giostra, ma anche gli altri libri di Marco Paoli. Marco è un attore, regista, è un direttore artistico, è un operatore culturale. Marco, raccontaci Il Re della Giostra. Allora, Il Re della Giostra è un libro che io avevo in mente da un po' di tempo e difatti l'ho scritto anche abbastanza velocemente, ma che non avevo avuto modo di scrivere perché, come hai detto tu, la mia attività di operatore culturale a 360 gradi mi teneva molto impegnato nella gestione di spazi e nella realizzazione di spettacoli, distribuzione e anche formazione, diciamo. E quindi non l'avevo mai scritto. E diciamo che è figlio della pandemia, anche se la pandemia con il libro non c'entra assolutamente nulla, se non per il fatto che mi ha consentito di scriverlo, avendo tanto tempo, troppo tempo, dove non siamo riusciti a fare nulla, ho scritto questo libro che, ribadisco, però è venuto abbastanza velocemente perché ce l'avevo in mente, questa idea di questa carovana di personaggi che poi in realtà non è una carovana perché è un personaggio solo che vive in varie epoche e in vari luoghi a secondo delle indicazioni del re della giostra, era in mente da tempo. E quindi è nato il re della giostra. Beh, un libro sicuramente che fa riflettere, come dicevo prima, che dà non risposte come tutti i buoni libri, ma molte domande. Una persona che un giorno è un uomo, un giorno una donna, un giorno in un paese, un giorno nell'altro. Mi raccontavi nella presentazione per SBS Comunicazione che sono tutti i posti che hai visto, quindi hai raccontato ciò che hai visto. Sì, allora, in realtà questo è una, non so se è una vanità, io credo che sia anche, come dire, essendo il primo libro, una forma di umiltà, perché magari poi in futuro sarò anche capace di creare mondi immaginari, però volevo scrivere di cose che conoscevo e quindi ho scritto di tutti i posti che ho avuto la fortuna di fare grazie al mio lavoro e tutti i posti raccontati. Nel libro sono posti che ho avuto appunto il piacere e la fortuna di vedere durante la mia carriera di attore, perché all'inizio io purtroppo ho un po' di anni ed è tanti anni che faccio teatro. Quando ho iniziato io, il teatro ancora era una forma d'arte che faceva viaggiare, faceva conoscere. E poi, come ti ho detto nella prima intervista, io non ho mai avuto una grande propensione per i provini, per cui ho sempre cercato situazioni che potevo gestire e quindi mi ha portato, per esempio, la mia esperienza alla scuola di Grotowski al Centro Sperimentale di Pontedera, mi ha portato in Cecoslovacchia e poi sono stato anche in Russia. Sono stato in Belgio, poi ho conosciuto l'Australia e insomma tutti questi posti di cui sto parlando adesso si trovano poi nel libro, nelle ambientazioni. Le storie sono un'altra faccenda. Hai detto il primo libro, ma non il primo lavoro pubblicato. No, Parliamo no. di Vino Divino. Raccontaci. Allora, sì, questo è il primo libro, diciamo, sotto forma di narrativa e di romanzo. Gli altri due testi, il primo è Vino Divino, editato nel 2005 da una casa editrice Calabra, ed è un monologo sul vino, un monologo molto surreale, molto surreale, che faccio da 200, dal 2000, 2001, quindi sono 21 anni, e che ha eseguito anche, grazie alla longevità, quasi 700 repliche in tutta Italia. Ed è un libro che, insomma, il pretesto è Dio al momento della creazione, al primordio, crea l'acqua e ci mette i pesci. L'acqua per giunta è sciapa e i pesci si incazzano.
Si incazzano e fanno la rivoluzione, e il promotore della rivoluzione è il pesce falce e martello, che non esisteva nella sua, fa ridere nonostante le 700 repliche, non esisteva, esisteva il pesce martello che esisteva e c'era il pesce falce che era, diciamo, era il pesce martello era il massimalista, il pesce falce era il socialista. Si chiamano, si incrociano, nasce il pesce falce e martello, che crea un sindacato e si mette a questionare con il Bondio sul fatto che l'acqua è sciapa. Il Bondio un po' ci sta, poi non solo, perché poi lì si aggregano, no? Il pesce arcobaleno crea il girotondo, poi c'è il pesce palla, il pesce spada, poi cominciano il pesce gatto, il cavalluccio marino, il pesce gatto, e si cominciano, e lui non capisce più nulla, dice: ma siamo allo zoo o nell'acqua? Quindi in questo contesto piuttosto movimentato, Dio a un certo punto prende un grappolo d'uva immenso che ha lì accanto a sé, lo scaraventa nel mare e questo vino, questo grappolo enorme crea questa mistura meravigliosa, i pesci si imbriacano, si mettono in pace, cominciano a fare l'amore, cominciano a fare l'amore, finita la rivoluzione e nasce la pace nel mondo. Ecco, Fate l'amore, non fate la guerra, ecco, fate bastava un po' l'amore. di vino. Basta, pensa un po' te, no? Se i pesci fossero stati messi nel vino anziché nell'acqua, adesso viviamo tutti in pace. Tutti quanti, sì. Però sono molto curiosa di sapere come sta in scena, che costume ha, che vestito ha il pesce falce martello. Il pesce falce martello è un pesce a forma di falce Ma come con questo. l'hai messo in scena? Non l'ho messo, sono io che lo racconto, Ah! lo faccio vedere con le mani. No, però bellissimo. Bisogna trovare un costume da pesce falce E poi martello. c'era anche un altro problema che a me piace molto, era un discorso estetico, perché i pesci avevano visto tutti il pesce scorfano, perché il pesce scorfano è il pesce più antico del creato, è naturalmente il pesce bruttissimo. Allora è venuto in mente che stando nell'acqua, lui che c'era da parecchio, dice si diventa tutti brutti come lui e non ci stavano, capito? C'era anche un discorso di vanità che Pure vanesi questi pesci. pesci vanesi. E invece poi c'è un altro lavoro che è panni sporchi in Panni scena sporchi. in questi giorni. Sì, che Panni sporchi è nato in una tournée a Milano, quando ancora si facevano le tournée. Io facevo parte del cast della Commedia degli Errori con Giuseppe Pambieri ed eravamo al Manzoni di Milano. Quando andavamo a Milano, erano i bei tempi, in cui ci stavamo un mese. Allora noi attori un po' squattrinati prendevamo degli appartamenti. Io ero in un appartamento insieme a un altro attore e sotto c'era una lavanderia a gettoni. Era 2005-2006, io non ero mai stato in una lavanderia a gettoni e presi a frequentarla perché, stando lì un mese, avevo bisogno di lavare un po' di roba. E lì, in quella lavanderia a gettoni a Milano, incontrai dei personaggi incredibili. Anche perché uno va lì e ci rimane mezz'ora e la gente comincia a parlare. Da lì mi nacque l'idea del 2005, quindi 2006, di scrivere questo testo. Poi l'ho scritto a distanza di 16-17 anni. È nato anche abbastanza velocemente perché veramente alcuni personaggi me li ritrovavo di quelli che avevo. Perché la gente inizia, vai lì, comincia a lavare i panni e comincia a parlare con te e ti raccontano le cose. E tu sei lì che hai un'unica possibilità. Questa apertura di credito intimo non puoi altro che contraccambiare con altrettanta intimità. E quindi nascono queste storie incredibili che poi uno dice: ma questo mi sta prendendo in giro, invece poi è la verità. E quindi questi personaggi si ritrovano in una lavanderia a gettoni e da questa lavanderia a gettoni e da queste anime in centrifuga nasce lo spettacolo, insomma. Da barberino del Mugello, adesso cosa stai elaborando? A cosa stai lavorando? Allora, adesso a livello teatrale io è Borgo San Lorenzo, che io parlo di Barberino perché diciamo è più conosciuto per via del Casello e della variante di Valico, però il paese che è anche il capoluogo del Mugello è Borgo San Lorenzo. Io ho un piccolo teatro che ho aperto nel 2018, ci siamo divertiti molto per un anno e mezzo, poi è stato chiuso e adesso è in procinto di riaprire. Quindi sto lavorando alla programmazione di questo piccolo spazio che si chiama Microscena, che farà una coda di stagione a che io ho aspettato che non ci fossero più le limitazioni perché avendo 30 posti non potevo fare diversamente. E quindi ci sarà questa coda di stagione a partire dall'inizio di maggio fino a metà giugno,
con spettacoli sia teatrali che musicali. E poi, invece, per quanto riguarda la mia nuova attività, che è quella di scrittore di romanzi, ho iniziato a scrivere un libro che si intitola, il titolo è certo, Barnaba va alla guerra, ed è la storia di un giovane ragazzo che a metà dell'Ottocento viene mandato a fare la guerra, come succedeva allora e succede adesso, per la patria, per la gloria, i genitori che benedivano questi figli che andavano probabilmente a farsi ammazzare. Lui parte convinto di andare al punto di reclutamento dei soldati al fronte, però durante questo viaggio che si presume presumeva essere un viaggio di 2 o 3 giorni, e ne capitano talmente tante che sembra una sorta di Don Chisciotte senza Sancho Panza, e arriva al fronte e la guerra è finita. E torna a casa con una divisa da caporale, perché gli fanno mettere questa divisa da caporale per aiutare sostanzialmente a sotterrare i morti. E quando torna a casa, racconta a suo padre, orgoglioso, come si chiama, il Otello Tintori, al quale racconta tutto quello che lui ha fatto, le varie peripezie, ma dicendogli che le aveva fatte da soldato, insomma, e quindi era tornato a casa anche decorato. Vedi te, però se Dio avesse fatto il vino invece che l'acqua, neppure quella guerra ci sarebbe stata. No, 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 ci sarebbe stata la pace eterna, perché lo sappiamo tutti che il vino esalta altri tipi di istinti, no, non quelli Certo. guerreschi, quelli legati all'amore, agli Allora, scioglimenti amorosi. Marco, merda, merda, merda per la tua carriera teatrale, perché veramente deve essere strepitoso vederti in scena. Merda anche per i tuoi libri e ci vediamo il 1° maggio in Piazza Roma a Santa Severa per il tuo firmacopie. Sarà bellissimo e interessante vederti approcciare con il pubblico di Santa Severa. Ci tengo molto e aspetto tutti gli amici di Liberi TV. A presto! A presto, ciao.